Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e parliamo ovviamente del nuovo Crisis Dungeon del settore 5, però in difficoltà hard. So che ormai queste guide per molti saranno inutili, soprattutto per chi ha degli account navigati e quindi non da day one, ma ovviamente io continuerò a fare queste guide soprattutto per i nuovi arrivati o coloro che ovviamente hanno bisogno di avere qualche suggerimento per qualche team e riuscire in un modo o nell'altro a gestire la situazione. Detto ciò, power richiesto tra i 148.000 e i 197.000, power abbastanza alto per essere una difficoltà hard, perché ovviamente ormai l'asticella di difficoltà del gioco si è notevolmente alzata rispetto a quando giocavamo all'inizio. Boss finale di questo dungeon Elena, quindi già ci fa presagire che questo boss è indirizzato verso personaggi fuoco, e infatti se andiamo a vedere i nostri simbolo enemy sono praticamente tutti avversari deboli al fuoco e al sigillo circolare, quindi molto 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 ordinato come dungeon, proprio perché mi consente di poter buildare un team con sigilli ed elemento unico. Il mio team prende ispirazione da un altro team che era quello originale col sigillo X, solo che ho sostituito praticamente i sigilli X con i sigilli circolari. Quindi è lo stesso team che io utilizzo praticamente per farmare all'interno delle premium quest, solo che ha qualche modifica. È un team estremamente forte, infatti il suo power level è di 387.000 rispetto ai quasi 200.000 richiesti, quindi sono già consapevoli di essere decisamente più forte. E come potete notare, inoltre abbiamo anche il bonus di attacco fisico e attacco fuoco incrementato, quindi proprio una sorta di direzione che il gioco ci sta dando. Il mio setup in realtà è molto semplice: abbiamo praticamente un Sephiroth che in realtà è buildato magico, perché comunque il mio Sephiroth è molto più forte magico, però come potete ben notare abbiamo delle statistiche decisamente elevate, quasi 6.000 di attacco magico, pochissimi HP, perché in questi dungeon conta la velocità, quindi più siamo forti e meglio è, quindi sono ben disposto a sacrificare gli HP in funzione di fare danni, perché qui si tratta appunto di fare danni, e praticamente le mie stats fondamentalmente ricoprono il boost magico al massimo, il boost ability magico, il boost ability magic mastery dato dal costume e poi un boost fuoco più basso, perché comunque in questo caso il mio Sephiroth è buildato più per fare danni magici AOE tramite la Protector's Blade piuttosto che fare danni fuoco con la Crimson Blade, che comunque fa la sua figura e mi consente comunque di sfruttare il danno magico AOE. Come sub weapon ho praticamente tutto ciò che mi incrementa il boost magico e il boost magic ability, proprio perché il mio Sephiroth è buildato per essere un DPS magico in generale. Infatti abbiamo Sun Umbrella, Electro Cannon e anche la Mithril Blade di Cloud che mi aumentano tutti il boost magico, e in più Sun Umbrella ed Electro Cannon mi aumentano anche il boost di Magic Ability, portandomelo praticamente al cap massimo. Queste due armi per una DPS build non elementale sono praticamente un must, ma vanno bene praticamente su tutto. Quindi veramente veramente ottimo. Successivamente abbiamo Zac, anche Zac ovviamente DPS fuoco con vestito Limit Break Arcanum di tipo fuoco, arma anche in questo caso Limit Break Arcanum fuoco e arma free to play che mi consente di fare praticamente Fira Surge, quindi attacco AOE nei confronti dei miei avversari. Anche lui ho cercato di aumentare il più possibile il boost magico, anche se purtroppo non ci sono riuscito a portarlo al massimo, però comunque un boost magico 5, un boost fire 5 più il Flame Blade Arcanum mi consentono comunque di essere molto offensivo, anche se ripeto qui il vantaggio e il bonus è dato al fisico, quindi avrei potuto buildare Sephiroth fisico, Yuffie fisica, possibilmente anche Cloud, ma ovviamente se ho tutti gli Arcanum preferisco sfruttare loro. Infatti anche Zac comunque pochi HP,
buon rapporto di attacco magico, e per quanto riguarda le sub weapon abbiamo un po' un misto. Armi che mi aumentano attacco magico fisico, boost fuoco, come appunto la spada, la Crystal Sword in questo caso di Zac, che può tranquillamente essere sostituita alla carotina, ma in questo caso forse la cosa più intelligente da fare sarebbe questa, in modo tale da incrementare ancora di più il boost magico e farmelo arrivare a 6, e anche il boost fuoco. È vero che perderei il boost AOE, quindi in questo caso direi che facciamo così, proprio lo facciamo in diretta anche per farvi vedere come si ragiona all'interno della costruzione fondamentalmente del team. Infatti adesso abbiamo boost magico al 7, boost fuoco al 6, e come potete vedere il mio potere di magico è notevolmente incrementato. Successivamente abbiamo la punta di diamante di questo team, ovvero Cloud, che comunque possiede un ottimo punteggio di HP, vestito, skin, in questo caso di Capodanno, che mi permette di essere un Arcanum fisico di tipo fuoco, 4400 in attacco, vabbè, 3400 di attacco magico perché è appunto boostato sia da Zac che da Sephiroth, ma fondamentalmente la build è fisica. Infatti abbiamo tutte materie fisiche, la Sky Splitter come arma principale, la Buster Sword che finalmente abbiamo portato a max overboost 10, che in questo caso la preferisco soltanto per avere le stats, e giocando in auto preferisco che Cloud faccia danni direttamente senza boostarsi tramite appunto l'arma del crossover, che comunque la Glavenus mi permette di aumentare gli HP, ma come potete notare abbassa sensibilmente le altre stats, quindi in questo caso preferisco avere la Buster Sword. Sub weapon invece tutte incentrate nell'aumentare HP fuoco, attacco magico fisico fuoco, attacco fisico fuoco, proprio per permettermi di avere il boost massimo in attacco fisico, un bellissimo boost di tipo livello 8 per quanto riguarda l'attacco fuoco, e ovviamente il Flame Blade Arcanum che mi consente di essere ancora più incisivo. È un discreto boost in HP di 4, dato ovviamente dalla Buster Sword, che mi consente di avere anche un ottimo rapporto di HP. Detto questo, non c'è altro da dire, il team gioca praticamente da solo, io ho fatto tutto in auto anche a velocità doppia, la difficoltà hard ovviamente non è nulla di che, ovviamente avendo i personaggi giusti e le armi giuste, quindi io vi lascio alla run in questo caso del dungeon, che non vi porterà via troppo tempo, e ovviamente ci vedremo con il prossimo appuntamento in cui discuteremo insieme quella very hard. Let's go.
怖いもの知らずだな。極みの彼方に。 Hehehe